Salvati dalla Sea-Watch e imbarcati sulla Moby Zaza, in 28 risultano positivi al coronavirus. Una delegazione del Comitato Parlamentare di Controllo su Schengen ad Agrigento per vigilare sull'aspetto sanitario. Si allarga l'indagine sulle percosse migranti nel centro di Contrada Ciavolotta. Un agente è risultato positivo al test sierologico del coronavirus, si attende il tampone, chiuso il comando di Villa Seta. Tentato omicidio a Licata, ventenne ferisce con un coltello il compagno della mamma. Indagine della DDA Nissena sul raddoppio della strada statale 640, scattano gli avvisi di garanzia. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Migranti salvati dalla Sea-Watch imbarcati sulla Moby Zaza, 28 sono positivi al coronavirus. A malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia ricoverato uno dei profughi. Il servizio di apertura di Lello Casesa. Sono 28 i migranti positivi al Covid-19 alloggiati sulla Moby Zaza di Porto Empedocle, che sono in attesa di essere visitati e controllati dai sanitari agrigentini. Sono sulla nave a Porto Empedocle, lo scrive questa mattina il presidente della regione Musumeci, che spiega che con caparbietà abbiamo preteso il 12 aprile scorso dal governo centrale la presenza di una grande imbarcazione per evitare che si sviluppassero focolai sul territorio dell'isola, senza poterli circoscrivere e controllare. Oggi si capisce meglio questa nostra richiesta. E chi ha vaneggiato accusandoci quasi di razzismo oggi si renderà conto che avevamo ragione. Nelle prossime ore andranno adottati provvedimenti sanitari verso i migranti con la massima cautela ed attenzione che merita il caso. Voglio sperare che a nessuno venga in mente di non coinvolgere la Regione nelle scelte che dovranno essere assunte, conclude il Presidente della Regione Nello Musumeci. Il Comitato Parlamentare Europeo di Controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, che si occupa di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, in missione in Sicilia, tappa nell'Agrigentino per incontrare rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine della Capitaneria di Porto, competenti per vigilare anche sull'aspetto sanitario. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Visita stamani in prefettura di una delegazione del Comitato Parlamentare di Controllo su Schengen e di Vigilanza sull'attività dell'Europol in maniera di immigrazione, guidata dal presidente e deputato Eugenio Zoffli della Lega, composta dai deputati Filippo Giuseppe Perconti, Movimento 5 Stelle, di origine agrigentina, Vito De Filippo, dai senatori Nazario Pagano e Toni Cacchivobbi della Lega, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attività all'accordo effettuato, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico dei migranti. Per motivi logistici sono saltate le visite alla struttura di accoglienza destinata alla quarantena dei migranti. Non è stato possibile incontrare i relativi gestori della nave Moby Zaza nella rada di Porto Empedocle, né le strutture oltre il mare di Siculiana, né quella del villaggio Mosè ad Agrigento. Nel corso della missione la delegazione parlamentare ha incontrato i rappresentanti istituzionali delle forze dell'ordine e della Capitaneria di Porto, competenti per l'accoglienza e la vigilanza, e anche i sindaci di Agrigento, Porto Empedocle e Siculiana. Ci si aspetta intanto un ascolto maggiore di quelle che sono le comunità locali e i sindaci che le rappresentano. Oggi, se non avessimo avuto, e tutti si sono indignati, la Moby Zaza, probabilmente avremmo sistemi di diffusione che sono enormemente peggiori rispetto a quella che è la vicenda che in queste ore registriamo. Di più, nelle scorse settimane abbiamo gridato, purtroppo anche divaricandoci per la prima volta rispetto alla posizione della prefettura, con la quale c'è sempre stata armonia, in ordine alla collocazione di un gruppo di migranti in una struttura di Villaggio Mosè. Non è possibile. Ho detto qui in Commissione Schengen che non è possibile che i sindaci non vengano direttamente coinvolti in queste scelte. Non è possibile collocare in una condizione di pandemia generale un certo numero di migranti accanto a 5 strutture alberghiere, a B&B, a un'area residenziale, a tanti supermercati, a tante attività libero professionali, e poi vedere alcune scene che si sono verificate e che tutti quanti avete documentato. Ora, la nostra, che è terra storicamente di accoglienza, non fa le cacce,
ma certamente non possiamo rompere un elastico, perché quando l'elastico si tira troppo poi si rompe. Allora Agrigento richiede una maggiore responsabilità nella gestione di queste scelte, facendo in modo che i sindaci siano direttamente coinvolti ed esprimano le esigenze della propria comunità. Abbiamo avuto modo di esporre ciascuno per la propria parte le problematiche gravose relative all'emergenza Covid e all'emigrazione in questo momento e soprattutto con riguardo ai pericoli a cui sono esposte le popolazioni e al fatto che certamente la provincia di Agrigento non può essere lasciata da sola, i paesi come Porto San Pedro che maggiormente sopporta il carico di questa, di questo flusso migratorio, di questo pericolo, perché evidentemente quando il decreto interministeriale stabilisce che i porti non sono sicuri per l'ONG, fa riferimento non al mezzo navale ma alle persone che sbarcano con le ONG, come infatti si è evidenziato ora con il focolaio di 28 persone infette sulla nave Moby Zaza. Per fortuna la nave è attrezzata, ci sono dei compartimenti stagni, ha lì stesso le strutture mediche, però evidentemente già uno è stato fatto scendere e siamo qua, quindi è una situazione di pericolo che determina intanto per la salute, ho ribadito che noi sindaci siamo autorità sanitaria del territorio, quindi è obbligo, non è una facoltà o un favore che ci fanno di informarci di tutto quello che viene dal territorio. Ritengo che sia stato un incontro proficuo anche perché noi sindaci abbiamo avuto la possibilità di esporre le nostre motivazioni a sostegno dell'iniziativa che stiamo portando avanti per quanto riguarda Siculiana del centro di accoglienza ex Villa Sicania, l'iniziativa volta alla chiusura del centro o meglio a porre in essere tutte le azioni legali possibili finalizzate alla chiusura del centro, considerato che già da 7 anni, dal 2013, la popolazione di Siculiana ha dato in termini di accoglienza, di solidarietà, quindi ora è opportuno che questi centri vengano messi e non all'interno dei centri abitati e nemmeno in centri, piccoli centri come Siculiana. Quindi abbiamo rappresentato quindi alla Commissione questa esigenza, noi agiremo, ho consegnato anche al Presidente della Commissione una delibera del Consiglio Comunale con cui è stato approvato un documento da parte di tutte le forze politiche e con il quale si dà appunto mandato al Sindaco di agire con riferimento all'obiettivo primario di agire per la chiusura del centro di accoglienza. Nel corso dell'attività di indagine effettuata è emersa una nuova notizia di reato a carico di soggetti ancora non identificati. Il pubblico ministero della Procura di Agrigento, Cecilia Baravelli, con un provvedimento di poche righe allarga l'indagine sulle percorse ai migranti nel centro di accoglienza di Contrada Ciavolotta, nella quale per il momento è indagato con l'accusa di abuso dei mezzi di correzione un solo poliziotto in seguito alla diffusione di un video girato con il telefonino da un ospite del centro e finito dopo un complesso giro alla presidente di un'associazione che si occupa di diritti umani. La procura, guidata da Luigi Patronaggio, adesso indaga per violenza privata. Nel filmato si vede un poliziotto con alle spalle altri appartenenti alle forze dell'ordine che non intervengono. Punire i due giovani migranti dopo un tentativo di fuga e obbligarli a schiaffeggiarsi a vicenda colpendo uno dei due in segno dimostrativo. Gli spettatori e gli stessi migranti ridacchiano in sottofondo anche se uno dei due si tocca un orecchio dimostrando di provare dolore. Ospite, e devi rispettare la legge, ok? Tu dai uno schiaffo a lui. Dai uno schiaffo a lui. Schiaffo a lui. No, così è schiaffo. Ok, tu a lui. No. Schiaffo! No! Così è schiaffo!
Scatta l'allarme Covid tra gli agenti della polizia locale di Agrigento, un agente risultato positivo al test sierologico del coronavirus. Gli è stato fatto il tampone, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore. Tutti i componenti del corpo sono stati sottoposti al test per lo screening sierologico. L'esito è stato negativo per tutti, tranne appunto per uno. Preso atto della situazione, è stata disposta la chiusura del comando a Villa Seta per 24-48 ore. Gli agenti, anche quelli che stavano iniziando il turno, sono stati invitati ad andare a casa in attesa dell'esito del tampone del loro collega. Tentato omicidio a Licata, ventenne ferisce con un coltello il compagno della madre. I dettagli nel servizio. Non riusciva ad accettare la relazione tra la mamma e il suo nuovo compagno, liti continue e sfuriate all'ordine del giorno, fino a rischiare la tragedia. Al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso di Licata è arrivato con una brutta ferita alla nuca un 27enne. Era stato appena accoltellato. I medici dell'ospedale di Licata si sono naturalmente mobilitati nel prestare le necessarie cure sanitarie, ma sono stati anche allertati, come procedura esige, i carabinieri. I militari del l'arma nel giro di pochissimo sono riusciti ad arrestare il presunto aggressore, a finire al carcere di Lorenzo di Agrigento con la pesantissima accusa di tentato omicidio. È stato un ventenne. Il riserbo degli investigatori è fitto, anzi di più. Pare però che all'interno di un'abitazione nell'immediata periferia di Licata sia all'improvviso divampata l'ennesima discussione tra il ventenne, che non riuscirebbe a digerire la relazione della madre con quell'uomo, e il 27enne. La lite sarebbe fatta abbastanza animata e a un certo punto, stando all'accusa formalizzata dai carabinieri e dalla procura della Repubblica di Agrigento, il ventenne avrebbe afferrato un coltello da cucina, avrebbe sferrato contro l'altro una coltellata. La tragedia non si è consumata, per fortuna, soltanto perché la mamma del ragazzo si sarebbe messa in mezzo. È scattata naturalmente la corsa verso il pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, dove i sanitari hanno subito tamponato la ferita alla nuca e applicato i necessari punti di sutura. Il 27enne è stato poi naturalmente sottoposto a tutti i necessari accertamenti medici, diagnosticando una prognosi di circa 10 giorni, salvo complicazioni. L'uomo è stato poi dimesso dalla struttura ospedaliera. Nel frattempo però i carabinieri della compagnia di Licata, intervenendo in ospedale, hanno ricostruito l'accaduto e sono riusciti a rintracciare il presunto aggressore del 27enne. Il 20enne è stato dunque arrestato. L'accusa formalizzata a suo carico è quella di tentato omicidio. Dopo le formalità, il 20enne è stato trasferito in Contrada Petrusa d'Agrigento, dove dovrà rimanere in attesa dell'udienza di convalida. Veicoli del centro storico di Agrigento non adeguati per i mezzi dei vigili del fuoco. Scatta la petizione da parte dei residenti. Tutto parte da un triste fatto di cronaca: l'incendio in un'abitazione di via San Girolamo, costato la vita ad una donna. Si legge nel documento diffuso dalla referente del centro storico Sara Gallo: l'intervento dei vigili del fuoco, che tutti quanti noi residenti ringraziamo immensamente per il loro operato, è stato svolto in modo efficace, ma probabilmente lo stesso intervento avrebbe potuto essere più celere ed efficiente se i vigili del fuoco avessero avuto a disposizione mezzi con cestello e scala automatizzata, le cui dimensioni fossero state idonee per poter effettuare l'accesso in via San Girolamo. Pertanto è stata preparata una petizione popolare con la quale gli abitanti del centro storico di Agrigento chiedono mezzi idonei a facilitare gli interventi in pieno centro storico in caso di emergenze. La petizione sarà effettuata porta per porta o davanti a alcune parrocchie su apposita autorizzazione dei parroci o ancora in alcuni locali commerciali, nel pieno rispetto delle norme Covid-19. Cambiamo argomento. Indagine della DDA Nissena sul raddoppio della strada statale 640 all'Agrigento Caltanissetta. Scattano gli avvisi di garanzia. Vediamo. L'ipotesi di reato è peculato: associazione mafiosa, frode in pubbliche forniture e traffico illecito di rifiuti. Una nuova inchiesta giudiziaria si abbatte sulle imprese che stanno lavorando al raddoppio della strada statale 640 che collegherà Agrigento con Caltanissette, lo svincolo per l'autostrada. Dopo i procedimenti degli anni scorsi, la direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sta indagando sul rifacimento del ponte San Giuliano, uno degli ultimi viadotti che porta alla galleria che collega con l'autostrada Palermo-Catania. Nelle scorse ore il sostituto procuratore del Tribunale Nisseno, Simona Russo, ha delegato ai finanzieri una vasta attività di perquisizione e sequestro, facendo notificare contestualmente al prelievo di documenti, oggetti e materiali delle informazioni di garanzia.
L'indagine ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle imprese che stanno eseguendo i lavori. Le informazioni di garanzia, come sempre molto criptate e sintetiche per non scoprire le carte nella fase decisiva dell'istruttoria degli inquirenti, comunicano un'indagine per una serie molto lunga di reati, innanzitutto il peculato, oltre alla frode in pubbliche forniture, il disastro ambientale, il crollo colposo, la truffa aggravata, l'abuso d'ufficio, l'associazione mafiosa e il traffico illecito dei rifiuti. Quinto giorno di mancata raccolta dei rifiuti a Favara per lo sciopero degli operatori ecologici che rivendicano il pagamento di almeno 2 mensilità di stipendio arretrate. Gli operai hanno deciso di incrociare le braccia ad oltranza, la città invasa dai rifiuti, i cumuli di spazzatura di ogni genere dal punto di vista sanitario mettono a rischio la salute pubblica. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Le ragioni di questa protesta? Semplice, settimana prossima questi ragazzi avanzano 4 mesi di stipendi arretrati. Sfido chiunque, amministrazione comunale, aziende, prefettura e chiunque altro a dare una spiegazione come si sta 4 mesi senza stipendio e non abbiamo neanche la risposta e non abbiamo ricevuto la comunicazione e non ci dicono che cosa bisogna fare. La malavita si combatte con queste cose, non si combatte stando seduti sulla scrivania. Abbiamo bisogno che la prefettura chieda al sindaco e alle imprese la soluzione, devono creare le condizioni per dare i soldi ai padri di famiglia. Dopodiché la legge la rispettiamo tutti, non si può chiedere il rispetto della legge dei Turbini, si comincia dall'amministrazione pubblica a rispettare le leggi. Chiediamo l'intervento delle autorità competenti, è un problema grave che interessa quasi tutti i comuni della provincia di Agrigento, quindi siamo qua per sensibilizzare tutti gli enti interessati, a cominciare dallo Stato, che è impersonato, rappresentato da parte della Sua Eccellenza il Prefetto, per cui noi nutriamo da sempre grande rispetto, ma che vogliamo che i problemi sociali vengano affrontati nelle sedi opportune. Ora, i lavoratori è da inizio anno che hanno questi problemi, ora si sono fermati con ragione perché non hanno da fare la spesa, cioè non parliamo più di cose o di altre cose, devono fare la spesa per i propri familiari e quindi chiediamo l'intervento dello Stato su questo punto. No, siamo in condizioni disperati. Favara, cantiere di Favara, la nostra famosa sindaca. Non ci vuole ricevere perché? Non lo so perché, i motivi non si sa. Ma da chi dipende secondo lei? Prima della sindaca, secondo delle imprese, perché se li mettono d'accordo tra di loro. Noi avanziamo 4 mesi, c'è la 14ª. Allora io voglio sapere come si fa una persona, un operaio, un dinto stipendio di accampare così. Non lo so. Noi siamo disperati. Disperato. Ma perché il sindaco non mi vuole non mi vuole ricevere? Non lo so, perché loro, il sindaco dice che io non sono il vostro datore di lavoro, il vostro datore sono le imprese. Quando lei, quali sono le imprese? La Sela, i Seda, Icos, tutte queste, sono 5 imprese. Okay. E sono hanno tutta la mano presa a dire che soldi non ce n'è perché dipende dalla sindaca. E siamo qua. Ma voi lavorate regolarmente? Noi non stiamo lavorando in questo momento per la protesta che dobbiamo fare, giusto? E mi pare una cosa giusta. A parte lo sciopero, dico, voi lavorate, no? Si lavano pure i giorni dello sciopero. Ecco, 9 giorni, abbiamo perso 9 giorni, perché lo sciopero, giusto, legittimo, non si può fare. E noi, non avendo altra difesa, facciamo lo sciopero così, abusivamente. E lo sappiamo a cosa andiamo incontro. Ma che cosa c'è da fare? Non lo so. La prefettura è arrivata, qual è la novità? Si sono impegnati a convocare il tavolo che noi abbiamo richiesto la settimana scorsa con l'amministrazione comunale e azienda per venerdì alle 9. Siamo fiduciosi che questa riunione possa sortire qualche aspetto positivo e nel frattempo vediamo come procedere per quanto riguarda l'eventuale ripresa di servizio, perché venerdì sarebbero già 7 giorni senza prendere il servizio. Mi auguro che questa riunione di venerdì non ci fosse di bisogno, perché tra oggi e domani l'amministrazione crei le premesse con le aziende di pagare almeno qualche stipendio. Dopodiché, se questo non succede, i lavoratori non prenderanno servizio perché non hanno più soldi per andare a lavorare. Quindi ci auguriamo che prima di venerdì
che prima di venerdì la soluzione si trovi e che comunque venerdì saremo tutti qua. Noi adesso faremo le comunicazioni di rito perché venerdì faremo un'assemblea sit-in in questo luogo con la speranza di trovare una soluzione definitiva. Intanto è importante che la prefettura ci abbia anticipato questo segnale di apertura rispetto ai drammi delle famiglie di centinaia di lavoratori, e per ragione per la quale adesso noi ce ne andiamo a provare di distrarci in maniera diversa. Palma di Montechiaro, candidata a Capitale della Cultura 2021, un percorso iniziato quasi 3 anni fa che ha come obiettivo la crescita socio-economica e turistica della città del Gattopardo. C'è l'intervista al sindaco Stefano Castellini. Qui ad Agrigento il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino. Ecco, quali sono le novità che ci dice, sindaco? Oggi siamo qui ad Agrigento per avere un incontro importantissimo con il distretto turistico della Valle dei Templi nell'ambito del progetto Palma Capitale 2022, stante l'emergenza Covid che ha fatto slittare un po' tutto. Il distretto turistico Valle dei Templi è uno dei nostri partner in questa importantissima avventura. L'incontro odierno servirà per riprendere quel cammino iniziato prima dell'emergenza per arrivare a presentare entro il 31 di luglio il dossier di candidatura e andare avanti in questa importantissima scommessa per la nostra città. Palma non si è mai fermata nemmeno durante l'emergenza Covid, ma adesso si riparte con maggiore slancio e maggiore forza per affrontare queste nuove sfide che attendono la mia città e che attendono in generale l'intero paese. Bisogna riportare serenità all'interno della nostra società e poter portare ancora una migliore immagine del nostro territorio affinché appena possibile tutto possa ripartire con serenità e si possa portare nel nostro territorio importanti presenze turistiche che sono necessarie e vitali per il nostro futuro. E lo si può fare solo se si crede veramente nella cultura, ma nella vera cultura, nella cultura che ha reso immortale la terra di Sicilia e quindi anche la mia comunità, e quindi facendoci forza su questa colonna portante che è la cultura, proiettare all'esterno in Italia e nel mondo un'immagine diversa, un'immagine che abbia un serio appeal e che possa consentire alle nostre strutture ricettive, ma ai nostri territori, di guardare con rinnovato ottimismo al futuro. Sindaco, parliamo di questa importante scelta fatta dal governo regionale e nazionale di indicare tra le ZES anche Palma di Montechiaro. Ecco, facciamo un appello a chi vuole anche investire brevemente, quali sono, diciamo, i benefici che un'azienda avrà nell'investire a Palma, zona ZES? L'opportunità concessa al nostro territorio è veramente fondamentale e può rappresentare una chiave di volta storica per la comunità di Palma di Montechiaro, ma per la provincia in generale. Come dicevi bene tu, ringrazio il governo regionale, l'assessore Turano, il presidente Musumeci, l'onorevole Di Mauro, il ministro Provenzano e tutto il governo Conte per la sensibilità mostrata nei confronti del nostro territorio. Il riconoscimento delle zone ZES coincide, e lì non a caso perché abbiamo atteso fino alla fine l'emissione del decreto prima di pubblicare il bando, dell'assegnazione dei lotti nell'area PIP che è coincidente con l'area ZES, ad un prezzo vantaggiosissimo. Parliamo di 34 euro al metro quadrato. Le imprese, gli imprenditori che vogliono scommettere sul futuro e su questa enorme opportunità potranno partecipare all'assegnazione di quelle aree e venire a installare le proprie attività lì a Palma di Montechiaro. Le agevolazioni sono enormi, si parla di 50 milioni solamente di credito d'imposta per una serie di interventi che saranno lì in quell'area realizzati, non solo nell'area di Palma ma nell'area ZES in generale, ma quello che è importante sono le agevolazioni di natura fiscale che le imprese lì avranno e un iter preferenziale e unico per l'accesso a nuovi finanziamenti. Quindi l'appello va a tutti gli imprenditori e ai veri imprenditori siciliani, non solo quindi di Palma ma della provincia, che vogliono scommettere sul nostro territorio. Palma è lì pronta ad accogliere a braccia aperte, è un'opportunità unica che non può andare dispersa. A breve ci organizzeremo anche con le sigle, diciamo, che raggruppano le attività artigianali. Mi viene in mente, perché abbiamo un partenariato già in essere con la Comba Artigianato, per organizzare un momento di presentazione a tutti gli imprenditori
di questa nuova opportunità. L'amministrazione insieme agli imprenditori adesso vorrà anche coinvolgere le Camere di Commercio, scriveremo una lettera alle Camere di Commercio di tutta Italia affinché possano a loro volta informare diciamo, gli imprenditori delle loro realtà di questa importantissima opportunità. Palma li aspetta a braccia aperte. Scuola, come si ritornerà in classe a settembre? Turni, gruppi di apprendimento, lezioni di sabato e didattica a distanza per le materne, spazi esterni e no mascherine. Le linee guida nel servizio di Lello Casesa. Passi avanti molto leggeri per la scuola italiana dopo il Covid-19. Sono state presentate le linee guida per il rientro a scuola delle migliaia di studenti che a settembre dovrebbero far chiarezza sulle modalità di organizzazione per una più efficiente gestione della didattica. Si tratta ad esempio di riconfigurare il gruppo classe in più gruppi di apprendimento, di articolare moduli di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso, una frequenza scolastica in turni differenziati. Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, attività didattiche in presenza e digitale integrata, aggregazione delle discipline in aree ed ambiti disciplinari, estensione del tempo scuola alla giornata di sabato. Queste sono alcune delle proposte avanzate nella bozza di preparazione per la ripartenza della scuola dopo il coronavirus. Saranno le scuole a valutare l'opportunità di effettuare la refezione scolastica in due o più turni per evitare l'affollamento dei locali. Comuni e province potranno studiare la realizzazione di soluzioni alternative come il consumo del pasto in monoporzioni all'interno dell'aula scolastica ed altre soluzioni. A lamentarsi delle linee guida sono i presidi che dichiarano: il piano scuola non contiene indicazioni operative né definisce livelli minimi di servizio, ma si limita ad elencare la legge sull'autonomia, senza assegnare ulteriori risorse e senza attribuire ai dirigenti la dovuta libertà gestionale. In parole povere, nessun finanziamento aggiuntivo per le scuole ed anzi a carico nostro spese e responsabilità. Raffineria di Milazzo, i direttivi aziendali avviano la mobilitazione. C'è il servizio. La preoccupazione per il futuro della raffineria di Milazzo è evidente tra i lavoratori e confermata nel corso dell'ultima assemblea dei comitati direttivi aziendali di Filctem CGL, Femca CISL e Wiltech Will, che ha dichiarato l'immediata mobilitazione della categoria per la definizione di un calendario di iniziative di protesta. Il nodo è rappresentato dai nuovi parametri per le emissioni fissati dal governo regionale nel piano regionale per la qualità dell'aria, che ha imposto un nuovo riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata solo qualche mese fa e valida sino al 2030. I nuovi valori emissivi indicati dalla regione per tutte le aziende, denunciano i direttivi, altro non sono che l'abbattimento al 50% di quanto previsto dalle norme nazionali, e in quanto tali non sono stati mai applicati da nessun'altra regione d'Italia, per il motivo che provocherebbero l'immediato blocco di qualsiasi attività industriale. La norma regionale per i sindacati mira a cavalcare la propaganda ambientalista per raccattare qualche voto nelle prossime elezioni di ottobre, minacciando così irresponsabilmente la chiusura dei siti industriali ed il mantenimento economico ed occupazionale dei territori in cambio di una vocazione o di un nuovo assetto produttivo, di cui però non vi è alcuna traccia. Né si intravede uno straccio di imprenditore disposto a creare lavoro e men che meno vi è alcun centesimo impegnato in bilancio. Urgente per i direttivi aziendali della raffineria di Milazzo che il governo regionale chiarisca dettagliatamente se esiste e quale sia il piano energetico della Sicilia. Cosa e come debbano produrre le aziende dell'isola per garantire il fabbisogno regionale e nazionale e se intende o meno fare in modo che le aziende onorino il debito che hanno con il territorio, continuando a dare lavoro e ad investire anche e soprattutto in termini di abbassamento delle emissioni o infine se ritiene più utile offrire a queste il facile alibi per andarsene. Una richiesta Filctem CGL, Femca CISL e Wiltech Will la pretendono anche da Eni e Kuwait, azionisti della raffineria di Milazzo, chiariscano le proprie intenzioni sul futuro dell'impianto di Milazzo e definiscano il piano aziendale e gli investimenti per i prossimi anni. La preoccupazione è che il territorio, già fortemente ridimensionato nel suo assetto occupazionale ed economico e a forte rischio sociale,
oggi non sia in grado di reggere un forte impatto come quello che provocherebbe la chiusura degli impianti e come, senza le rimesse dei dipendenti, siano a rischio i servizi erogati dai comuni e l'intera economia. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. La Guardia di Finanza festeggia i 246 anni della Fondazione, cerimonia interna in occasione dell'anniversario anche ad Agrigento, presentato il tradizionale bilancio dell'ultimo anno di attività. Vediamo. Si è svolta ieri presso la sede del Comando Provinciale di Agrigento una cerimonia a carattere interno per festeggiare il 246 anniversario del Corpo della Guardia di Finanza alla presenza del prefetto Maria Rita Cocciufa. Nell'occasione è stata data lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno speciale del Comandante Generale e sono stati diffusi i dati dei risultati operativi conseguiti e delle misure di adeguamento del dispositivo di vigilanza economico-finanziaria del Corpo nel 2020 per sostenere l'economia sana e contenere gli effetti di difficile congiuntura arrecati al tessuto economico della provincia di Agrigento dalla pandemia da Covid-19. Nel corso del periodo la Guardia di Finanza di Agrigento ha eseguito oltre 6.000 tra interventi e controlli operativi e oltre 300 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile in tutti gli ambiti della propria missione istituzionale. In particolare sono stati scoperti 49 soggetti totalmente sconosciuti al fisco, sottratti alla tassazione oltre 55 milioni di euro, scoperti 127 lavoratori in nero e irregolari, denunciati 17 soggetti per corruzione, di cui 16 pubblici ufficiali connesse ad azioni di denaro sequestrato per oltre 500.000 euro. Sequestrati oltre 400.000 euro alle mafie e proposto il sequestro per oltre 15 milioni di euro, lotta all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali. Nel corso dell'attività contrasto all'evasione, all'elusione e alle frodi fiscali sono stati dunque individuati 49 soggetti totalmente sconosciuti al fisco e segnalati all'autorità giudiziaria 65 responsabili di reati fiscali, con particolare riferimento alle violazioni all'obbligo di presentazione della dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione della contabilità aziendale e la scoperta di 127 lavoratori irregolari o in nero presso le ditte controllate. L'attività ispettiva in materia fiscale si è concretizzata in 386 interventi tradizionali come le verifiche e controlli fiscali, 2.134 controlli degli obblighi strumentali, cioè quelle ricevute e scontrini, di cui 646, cioè più del 30%, hanno dovuto esito irregolare, circa 984 controlli sulla circolazione delle merci e sui prodotti sottoposti ad accise, oltre 55 milioni di euro segnalati all'Agenzia delle Entrate quale base imponibile sottratta alla tassazione. In molti di questi casi, a tutela del credito erariale, è stata avviata la procedura del sequestro per equivalente, consistente nel sequestro di beni per un valore corrispondente agli importi frutto di evasione. La procedura ha portato dall'inizio dell'anno ad avanzare proposte di sequestro all'autorità giudiziaria per un valore complessivo di oltre 7 milioni di euro. Nel settore a tutela del monopolio statale del gioco e delle scommesse sono stati eseguiti 72 interventi, di cui 21 irregolari, verbalizzati 141 soggetti, sequestrati 2 centri scommesse clandestini e 23 apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento. I risultati conseguiti dalle Fiamme Gialle della provincia di Agrigento per il contrasto agli illeciti nel settore della tutela della spesa pubblica si riferiscono ai contributi che a vero titolo l'Unione Europea, lo Stato e gli enti locali erogano a sostegno delle imprese e dei cittadini. Queste attività sono state orientate tanto alla repressione dei più gravi episodi di frode e cattiva gestione delle uscite dai bilanci nazionali e comunitari, quanto al contrasto dei più diffusi fenomeni illeciti che attengono all'accesso a forme di agevolazione previdenziale e assistenziale indirizzate al sostegno delle fasce più deboli. In particolare sono stati eseguiti controlli connessi all'erogazione dei contributi, circa 2 milioni di euro di contributi comunitari controllati, di cui oltre 1 milione indebitamente percepito o richiesto e oltre 1 milione di euro sequestrato per equivalente. Oltre 420.000 euro di contributi nazionali e locali controllati, di cui 404.000 indebitamente percepiti o richiesti e oltre 408.000 euro sequestrati. Oltre 1 milione di euro di contributi controllati nel settore della spesa previdenziale, di cui circa 500.000 indebitamente percepiti e richiesti. Inoltre, in tema di anticorruzione, sono stati denunciati 17 soggetti, di cui 16 pubblici ufficiali. Nel settore delle prestazioni sociali agevolate sono stati effettuati 72 controlli, di cui 22 irregolari e 21 soggetti denunciati all'autorità giudiziaria. Nel settore dei ticket sanitari sono stati controllati 27 soggetti, di cui 24 con esito irregolare. Nel
settore della responsabilità amministrativa. Sono stati accertati i danni erariali per oltre 13 milioni di euro e 15 soggetti denunciati. Per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, le indagini patrimoniali contro le mafie, volte a sottrarre le risorse finanziarie, hanno consentito il sequestro per un valore di oltre 400.000 euro, la proposta di sequestro per un valore di circa 15 milioni di euro. In questo ambito sono stati eseguiti 8 accertamenti patrimoniali nei confronti di 63 persone fisiche e giuridiche. In via preventiva, su richiesta dei prefetti, sono stati svolti oltre 700 controlli in materia di certificazione antimafia, volte ad autorizzare le imprese a partecipare a gare pubbliche. Sul fronte del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale, i reparti hanno conseguito 45 controlli ai money transfer, di cui 29 su attivazione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, nel corso dei quali sono stati identificati 48 soggetti. Nel settore del contrasto al riciclaggio sono state denunciate 18 persone all'esito di articolate indagini finanziarie con contestuale sequestro per oltre 1,5 milioni di euro. Nel comparto dei reati fallimentari e concorsuali sono state accertate distrazioni di beni per oltre 1 milione di euro e 19 persone denunciate per reati di bancarotta fraudolenta. Nei settori della sicurezza dei prodotti, della lotta alla contraffazione e della tutela del Made in Italy. Vittima di usura, si ribella e denuncia, secondo arresto a Palermo della Guardia di Finanza. I dettagli nel servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un arresto nei confronti del 43enne Giuseppe Cannino per ipotesi di usura ed estorsione. Il tutto come sviluppo delle indagini che il 18 dicembre scorso hanno portato ad un altro arresto, quello in flagranza di reato del 39enne Calogero Filoreto, scoperto mentre riceveva da un giovane laureando in architettura alcune centinaia di euro come restituzione parziale degli interessi su un prestito. Ma che ci fu? Non va bene per un caso. E ti danno sul capito, su? Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, che aveva intenzione di avviare un'attività imprenditoriale, era caduta nella rete degli usurai che, approfittando del suo stato di bisogno, gli avevano concesso finanziamenti applicando tassi sino al 100% mensili. Allora, forse non mi sono spiegato, forse tu non hai capito la situazione che stiamo facendo. Allora, quelli non sapere niente, stiamo parlando chiaro, non sapere niente, se non sapere niente, andiamo pure, non sapere tutto male. Rilevata l'impossibilità di restituire il tutto, il giovane era stato minacciato di ritorsioni nei confronti suoi e dei suoi familiari. Se non riesci, andiamo a mangiare la batteria. Cioè, tu capisci che veramente con quelli, perché ti tirano avanti, io non ci posso fare niente. Ma grazie alla coraggiosa denuncia, supportata in seguito da un'associazione antiusura, a dicembre dello scorso anno gli specialisti del GICO, sempre della Guardia di Finanza, erano riusciti in pochi giorni ad acquisire elementi consentendo di arrestare l'usuraio in flagranza di reato. Successive indagini permettevano altresì di accertare le responsabilità del Cannino, risultato avere la disponibilità materiale dei soldi dati in prestito alla vittima, che impartiva al Filoreto specifiche direttive d'azione su come far rientrare il denaro. Così, quantomeno l'ingresso non era aperto, e poi quello veniva a ritornare di 3.000 euro. Quindi 3.000 euro nei prossimi giorni, la prossima settimana, entro la settimana, 25 euro, quindi dovete prendere 100 euro. L'operazione conferma il quotidiano impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Palermo al contrasto dei sempre più insidiosi fenomeni di criminalità economica commessi ai danni di cittadini, specie quelli appartenenti alle fasce di popolazione più deboli ed esposte al rischio, a salvaguardia della legalità del sistema finanziario e delle imprese oneste. Pomeriggio d'apprensione, quello di ieri sull'isola di Lipari, in provincia di Messina. Una donna, durante un'escursione, precipitata in un dirupo, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Vediamo. È stato necessario l'intervento di un elicottero per soccorrere ieri pomeriggio una turista che aveva scelto l'isola di Lipari per trascorrere qualche giorno di vacanza alla scoperta della natura. La donna di 63 anni, proveniente da Asti, si era avventurata in uno dei tanti percorsi naturalistici dell'arcipelago eoliano, ma improvvisamente qualcosa non è andato per il verso giusto. L'escursionista sarebbe scivolata durante il percorso, non riuscendo più a camminare.
scattato l'allarme, si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi. La zona impervia, raggiungibile solo a piedi, ha reso necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente dalla base di Fontanarossa di Catania. Allertati dalla sala operativa del Comando Provinciale di Messina, gli uomini dell'equipaggio, in accordo con la squadra a terra del distaccamento Vigili del Fuoco di Lipari e vista la particolarità orografica del territorio, hanno deciso di calare sul posto il personale e il soccorritore, il quale ha provveduto a immobilizzare e imbarellare la donna che è apparsa vigile. Successivamente la 63enne è stata issata a bordo del velivolo con l'ausilio del verricello e trasportata presso l'ospedale Paparto di Messina, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario. Le condizioni dell'escursionista non sarebbero preoccupanti, ma certamente non dimenticherà facilmente quanto accaduto. Sono tanti gli escursionisti che scelgono Lipari e le altre isole Eolie per effettuare esperienze uniche nella natura. Si raccomanda di non avventurarsi da soli e di portare con sé un idoneo equipaggiamento. Le vittime del depistaggio di Scarantino si oppongono alla richiesta di archiviazione dei PM di Messina sul presunto depistaggio dei magistrati nel processo Borsellino. Gli ex PM di Caltanissetta, Anna Maria Palma e Carmelo Petralia, sono accusati di calunnia aggravata. In concorso tra loro all'epoca erano i titolari dell'indagine sulla strage di Via D'Amelio in cui fu ucciso il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. I due colloquiavano con Vincenzo Scarantino. Sono state ritrovate 9 bobine di registrazioni telefoniche. Vediamo. Le vittime del depistaggio sulla strage Borsellino gridano no alla richiesta di archiviazione dei PM Petralia e Palma. L'opposizione è stata presentata dagli avvocati Rosalba Di Gregorio e Gaetano Scozzola, difensori delle parti civili riconosciuti nell'indagine sugli ex PM di Caltanissetta. Centrale il ritrovamento di 19 bobine di registrazioni telefoniche in cui i due, all'epoca titolari dell'indagine sulla strage di Via D'Amelio, parlavano con Vincenzo Scarantino, il burattino di Cosa Nostra, che già all'epoca cercò di ritrattare le sue dichiarazioni. Era lo scorso anno, il 19 giugno per l'esattezza, quando a Racis dei Carabinieri di Roma si effettuò l'accertamento tecnico irripetibile sulle bobine magnetiche che la Procura di Messina ritenne subito connesse al depistaggio. Quel giorno furono convocati, oltre ai legali dei due PM accusati di calunnia aggravata, anche quelli dei 7 condannati ingiustamente: Cosimo Vernengo, Gaetano La Mattina, Gaetano Murana, Gaetano Scotto, Giuseppe Urso e Natale Gambino. Come riportato dalle cronache, i legali oggi chiedono al GIP di Messina un'ordinanza per la formulazione di imputazione nei confronti dei due magistrati indagati ed in alternativa si chiede che la procura di Maurizio De Lucia prosegua le indagini a partire proprio da un confronto tra i soggetti interessati come pubblici ministeri nonché il dottor Nino Di Matteo. Chiesto anche l'esame di Giovanni Guerrera e Pietro Giovanni Guttadauro sui cosiddetti colloqui investigativi del luglio 1994 a Pianosa, oltre all'acquisizione di attività di indagini depositate a Caltanissetta sulle intercettazioni. Tra le richieste avanzate dai legali, anche l'attività di indagine su Vincenzo Pipino, più noto come ladro gentiluomo sentito sulla strage nel gennaio 2019, ed il confronto tra l'avvocato Santi Foresta, ex legale di Scarantino, e magistrati Petralia, Palma e Giordano. È arrivata ad Agrigento l'imprenditrice Sonia Giordano, che farà il suo primo ingresso ufficiale all'interno della società Acragas giovedì prossimo nel corso di una conferenza stampa. Carmelo Lentini. L'Acragas continua a buttare le proprie basi societarie per il prossimo futuro. Lunedì scorso, come preannunciato, è arrivata in città l'imprenditrice Sonia Giordano con un proprio collaboratore ed ha incontrato la società biancazzurra composta da Giovanni Castronovo, Salvatore Bottone, Giancarlo Rosato, Ernesto Russello e Baldo Veneziano. Ieri sul tardo si sarebbe dovuto svolgere un altro incontro, quello con l'imprenditore di Cefalù ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barraco, di cui daremo ulteriori notizie più in là. Come si può notare, c'è tanta carne al fuoco e sui contenuti affrontati in una cena di lavoro con la Giordano vige il più stretto riservo, anche se dall'incontro trapela la ferma volontà di quest'ultima di approfondire alcuni temi propedeutici da spalmare nel tempo. Si parla infatti di programmazione negli anni,
che vedrebbe l'Akragas proiettato verso un immediato ritorno tra i professionisti. Al momento sono queste le uniche indiscrezioni trapelate, ma è assai probabile che in questi giorni si stiano intrecciando anche vari incontri con altri imprenditori, amici personali della stessa Giordano. Nei prossimi giorni e settimana, invece, è probabile, questo giovedì pomeriggio, sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione dell'imprenditrice varesina che nei giorni scorsi aveva dichiarato: finora avevo parlato a lungo solo telefonicamente con il presidente Giovanni Castronovo e il direttore sportivo Ernesto Rossello, ma adesso è arrivato il momento di lavorare insieme. Sto conoscendo la città e ciò mi servirà per vedere e toccare con mano la realtà. Sonia Giordano sembra essere molto decisa a sposare il progetto Akragas. Perché l'Akragas, aggiunge ancora? Innanzitutto perché mi incuriosisce, perché parliamo di una delle città più belle in assoluto. Da operatrice turistica ne conosco le grandi potenzialità e poi l'Akragas ha trascorsi importanti in Serie C. Percepisco passione ed è quella che mi infiamma. Caratterialmente mi sento proprio del sud. La futura dirigente di Biancazzurra rimarrà ad Agrigento sino a fine settimana e poi farà rientro a Varese per poi ritornare nuovamente in città nel prossimo mese di luglio. Sicuramente un buon biglietto da visita per la futura dirigente di Biancazzurra che in questi giorni dovrebbe fare una capatina nel Tempio Biancazzurro, cioè lo stadio Esseneto. Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.